tutti e bentornati su un nuovo video dell'Uncinetto d'Argento. In questo tutorial vado in soccorso di due amiche dell'Uncinetto d'Argento che mi hanno scritto sulla pagina privata di Facebook perché non sapevano come utilizzare questo, chiamiamolo chiusura manico, per realizzare dei manici tubolari. Questi che vedete nell'immagine non mi ricordo sinceramente quando li ho acquistati, perché quando ho iniziato a fare borse ho acquistato un lotto con diversi prodotti e insieme avevo scelto anche questi anelli con attacco per il manico. Posso dirvi che questi anelli sono appunto per manici tubolari e hanno una sorta di chiusura di sicurezza con la vite su un lato, quindi una volta inserito, diciamo, il manico realizzato con il filato, si inserisce la vite all'interno della chiusura e una volta infilata si avvita con il cacciavite, vedete? Spero che dall'immagine si veda bene. Ci sono diversi modi per creare dei manici tubolari. Io ho cercato con l'ausilio di Cordino Swan e Uncinetto numero 3 che potete trovare dalla mia amica Fatta Morgana di realizzarne una versione molto semplice che possa veramente essere alla portata di tutti, soprattutto per chi non è molto pratico degli altri metodi come la spighetta rumena o il manico in 3D. La cosa importante che vi dico già adesso per agganciare la struttura che andremo a realizzare con il cordino Swan a questo tipo di anello, dovrete avvalervi o di una colla particolarmente resistente oppure, e ancora meglio, della colla a caldo, ma fate ovviamente sempre molta attenzione con la colla a caldo perché può essere veramente molto difficile da utilizzare e pericolosa se non siete molto abili e non l'avete mai utilizzata, quindi mi raccomando, fate sempre molta attenzione. Cominciamo la nostra lavorazione. Prima di tutto avviamo un cappio al nostro filo. E dovete creare tante catenelle quanto volete che sia lungo il vostro manico. Io adesso ve ne faccio vedere un campioncino piccolo. Perciò ovviamente adattate il numero di catenelle che volete fare a quanto volete sia lungo il manico, da un anello all'altro. Quindi avviate un certo numero di catenelle. Ecco qui. E una volta scelta la lunghezza, fate una catenella in più e tornate indietro lavorando una maglia bassa in ciascuna delle catenelle che vi si presentano davanti, saltando ovviamente la prima che avete qui perché è quella in più. Quindi entrate nella seconda e fate delle maglie basse. Arrivate in fondo dovete lavorare ovviamente una maglia bassa anche nella prima catenella con cui avete iniziato il lavoro, mi raccomando non saltatela. Fate una catenella in più e voltate il vostro lavoro. Dovete adesso realizzare altri due giri di maglie basse, ovviamente facendo sempre una catenella arrivata a fine giro per voltare il lavoro. Quindi, una volta avviato le nostre catenelle, dobbiamo fare in tutto 4 giri di maglie basse normali. Quindi comincio e faccio il mio terzo e quarto giro di maglie basse normali, voltando il mio lavoro subito dopo aver fatto una catenella. Io adesso continuo e ci rivediamo una volta realizzati i due giri di maglie basse normali. Una volta terminati i 4 giri facciamo una catenella in più ed è il momento in cui iniziamo a chiudere il nostro lavoro. In che senso? Dobbiamo andare a unire le due costine del nostro lavoro e a chiuderle con una maglia bassissima. Vi faccio vedere come. Dobbiamo andare ad entrare prima di tutto con l'uncinetto nella prima riga di maglie che abbiamo qui davanti. Quindi entro con l'uncinetto in questo modo, come se dovessi fare una maglia bassa, e vado a prendere dalla parte opposta, quindi qui dove ho iniziato il mio lavoro, le altre maglie che mi si presentano. Quindi così, vedete, creo proprio un ponte tra le due parti. Mi vado a prendere il filo
e lo faccio passare attraverso entrambe le maglie, vedete così, e chiudo con una maglia bassissima. In questo modo il nostro lavoro va a chiudersi su se stesso. Lo faccio anche per le maglie successive, stando attento ovviamente a non saltare nessuna maglia, quindi vado in quella successiva. Qui è dove siamo entrati, quindi entro in questa, così. Prendo il filo, lo faccio passare attraverso le maglie e chiudo con una maglia bassissima. Ecco, vedete che già il nostro lavoro inizia a chiudersi e devo fare così per tutte le maglie che mi si presentano. Ovviamente, se voi dovete realizzare un manico molto più grande perché l'anello che avete, lo spazio che avete all'interno di questo, chiamiamolo aggancio tubolare, è più grande, non dovete far altro che aumentare i giri che avete fatto all'inizio. Io ne ho fatti 4, potete farne 5 o 6, ovviamente è una scelta personale. La cosa importante che dovete assolutamente fare quando andate a chiudere questa parte del lavoro, fate sempre la maglia bassissima, perché se faceste una maglia bassa normale, andreste ad aumentare il diametro del nostro tubolare e continuiamo così fino alla fine del giro. Ed ecco il risultato una volta arrivati in fondo. Per terminare la lavorazione non dovete poi far altro che togliere un po' di filo, tagliare, fare un nodino e andare a nascondere i fili all'interno delle maglie. Vedete, qui siamo dalla parte iniziale del lavoro e qui alla fine saranno esattamente identiche se avete preso tutte le maglie. Vedete, si crea questo ponte tra le due. Se io vado a prendere la mia chiusura, tolgo un attimo questo che non c'entra niente. Vedete che spingendo ovviamente un pochino perché dovete arrivare in fondo, mettete la colla o la colla a caldo, spingete praticamente il vostro manico è già attaccato e poi andate con l'ausilio di un cacciavite ad inserire questa all'interno e chiudete il tutto. Abbiamo quindi così realizzato un manico tubolare, io ve lo consiglio soprattutto magari per dei bauletti o comunque delle borse da portare a mano. Questo tipo di gancio mi sono scervellata, ma ancora non mi ricordo dove l'ho acquistato, però nel caso vi dico che dal rivenditore Fata Morgana, che è la stessa che mi ha dato il cordino e l'uncinetto, trovate anche questo tipo di chiusure. E che dire, spero che questo tutorial sia stato chiaro, vi sia piaciuto e soprattutto sia utile a tutte le persone che me l'hanno chiesto. E io ovviamente vi ho mostrato una versione semplice, ce ne sono tante altre, se siete interessate a vedere anche le altre, ve le porterò in tutorial successivi. Per ora vi saluto, vi ringrazio per aver seguito anche questo breve video e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!